Buonasera, ciao Olga, eccoci di nuovo qua. Oggi giornata particolare, perché è l'8 marzo e quindi festa della donna a livello internazionale, riconosciuta direi in tutto il mondo, come ricorrenza per i diritti e l'emancipazione femminile, perché poi, a parte la mimosa, dico Olga, è qualcosa in più questa giornata, no? Direi di sì. Forse non in Arabia Saudita ancora, ma ci arriveranno anche lì. Ma brava, alcuni stati, ancora alcune nazioni non hanno ben chiaro. I paesi siamo ancora un po', no? Nelle retorie. Sì, un po' indietro. Oddio, se tu guardi le cronache, ora senza entrare in nessun discorso di questo tipo, ma se guardi le cronache anche nostrane, ancora mi pare che i diritti delle donne siano lasciati un attimino, Esatto. Sì, bisognerebbe un attimino fare un passo in avanti. Esatto. Ma io direi che è una giornata dove ci possiamo permettere di parlare di, se non di tutte le donne, però almeno usare dei profili femminili che... Vabbè, noi siamo in tema America, abbiamo scelto cinque donne eccezionali che sembra, io ci riflettevo, con le loro scelte coraggiose hanno cambiato il mondo. Sì. Vuoi il loro mondo dove vivevano, vuoi proprio a livello mondiale completamente, poi lo vedremo in alcuni dei cinque casi, ma insomma la loro scelta coraggiosa ha cambiato il mondo intorno a loro. Sì, e se non altro ha fatto riflettere. Se non altro ha fatto stimolato riflettere. La riflessione è cioè, senza dubbio una presa di coscienza su anche erronee interpretazioni date sulle loro figure, perché non sempre queste figure sono state nel loro tempo analizzate per quello che realmente significavano. Quindi forse c'è stato in tempi poi posteriori una rivalutazione, ben venga, che siano arrivati dei tempi posteriori dove si è rianalizzato la figura di queste donne, no? Assolutamente, assolutamente. Allora, Olga, io sto condividendo la nostra presentazione, come al solito, e a questo punto partiamo questa di We Can Do It, per chi non lo sapesse, era il famoso manifesto che, insomma, negli anni 30-40 era di simbolo a questa emancipazione femminile. Queste che vedete di sfondo erano le donne di cui parleremo e adesso una per una le andiamo ad affrontare. A te la parola con la Emily Dickinson. Sì, io ho scelto questa figura femminile che mi è molto cara, ma penso che sia cara a moltissime donne. Non so in che misura sia cara agli uomini e non so fino a che punto gli uomini abbiano mai approcciato la poesia di Emily Dickinson. Lei è la poetessa finalmente riconosciuta femminista. E io la giudico la superhero della poesia, no? Lei ha usato lo strumento della poesia come gesto di ribellione, no? Allora, lei nasce ad Amherst in Massachusetts nel 1830 e poi muore molto giovane, a soli 55 anni. Nasce da un'ottima famiglia, ovviamente siamo in un'epoca dove perdura evidentemente una siccità molto improntata da un'educazione patriarcale e maschilista. La importanza della Dickinson non è tanto su quello che lei dice, e poi invece sarà quello che lei scrive e predica nei suoi versi, nelle sue poesie, quanto in quello che lei decide di fare, che tipo di posizione prende vis-à-vis della vita e della società nella quale lei si muove ed è nata e nella quale vive. E lei praticamente riesce a fare della poesia il suo potere, è il gesto di forza e di affrancamento. Allora, lei innanzitutto non era assolutamente stata capita nella sua epoca, ma già da fanciulla va in una scuola, ovviamente di tipo puritano, protestante, dove le viene imposto di dichiarare la sua cristianità e lei lì si ribella, giustamente, dice ma non esiste. E quindi il primo atto eversivo lo compie a scuola e il padre la ritira da scuola. Quindi lei poi studia da autodidatta, si affranca, è una che divora libri a tutto spiano, addirittura libri che non erano consentiti alla lettura delle donne, ma lei giustamente se ne frega
vuole invece, è curiosa, vuole scoprire, vuole leggere. Non si sposa per scelta, sì, si innamora di vari personaggi nel corso della sua vita. Addirittura si parla anche di una certa fascinazione verso una donna, ma lei comunque non vuole essere imbrigliata, vuole rimanere libera. Vive in questa splendida dimora che oggi è il museo della casa di Emily Dickinson, The Homestead at Amherst, una casa molto bella nel cuore di questa città che è una città di college. E infatti la casa appartiene all'Amherst College del Massachusetts ed è sostenuta finanziariamente da questa istituzione culturale importantissima. È una casa che affronterà peraltro un investimento macroscopico perché verrà restaurata da capo a fondo e si avvarrà anche di documenti preziosi e reperti preziosi d'archivio che per la prima volta poi nei prossimi anni verranno messi in mostra. Allora, questa donna quindi protesta, va contro la società e le imposizioni, protesta contro il padre, contro il tipo di educazione, protesta contro i valori maschili e misogini della religione e bisogna ricordare che alle donne in quell'epoca non solo non era concesso leggere certi libri, ma l'unica prospettiva che avevano nella vita, al di là del patrimonio, poteva essere eventualmente quella di insegnare. Basta. Ogni altra strada era preclusa. Quindi Emily, giustamente, non sceglie queste strade né il matrimonio né l'insegnamento, quindi lei non si vuole sottomettere a questo tipo di diktat e evidentemente sceglie un tipo di ribellione strana, quella di chiudersi in casa. Chiudersi in casa e quindi io molto spesso penso a Henry David Thoreau nella sua capanna di Concord e lei è un Henry David Thoreau al femminile che sceglie la reclusione però come introspezione di se stessa, come analisi del mondo, analisi delle cose che la circondano. Si dedica moltissimo ai fiori, alle piante, alla natura perché li trova maggiormente empatici rispetto al mondo esterno e agli umani e alla società nella quale vive. Si libera addirittura di questi costumi pesanti dell'epoca vittoriana con crinoline, con colori scuri e nero e decide di vestirsi di bianco. Un abito semplicissimo, quasi una vestaglietta, no? Che si metteva in casa come abito di casa, di mestieri, in camera da letto. Invece lei decide che questo è il suo abito e quindi va di nuovo, anche in questo caso, completamente contro quella che era la convenzione, no? E quindi per lei l'abito bianco è la sua energia, è proprio aria, aria fresca, no? È il suo spazio interiore, è la sua vera anima, no? E quindi anche in questo lei sceglie una distanza da quella che è la convenzione della società e vive quindi maggiormente ancora di più il sentimento e il suo animo interiore. Ma anche nella scrittura è un personaggio particolare perché lei scrive le sue poesie, ma nel metodo di scrittura usa quasi dei codici, no? Delle lettere maiuscole messe non a casaccio, vanno a sottolineare degli aspetti particolari o l'importanza di certi vocaboli che lei usa e poi dei trattini, quasi come se fossero dei telegrammi. In realtà questi trattini sono come se lei esprimesse il respiro, perché lei sta finalmente respirando. Quindi tutta la sua vita è stata una ribellione. Una ribellione che si vede e si legge molto bene in questo film straordinario, secondo me, Quiet Passion, Non l'ho visto, dovrò vederlo perché non l'ho visto. è un film straordinario del 2016 che racconta un docufilm, la vita di Emily, e il regista è Terence Davis. La protagonista è sensazionale perché è la Cynthia Nixon della famosa Amanda di Sex and the City, che si cala in maniera mirabile nella parte.
qua sdogana una Emily Dickinson che non è assolutamente la figura della zittella, la figura della reclusa solitaria, ma una figura geniale, un personaggio quasi scomodo, scomodo alla famiglia e scomodo a tutti quelli che tentavano di imporre il loro codice e lei giustamente lo rifiutava. Quante volte lei ha tentato di mandare i suoi scritti e le sue poesie degli editori, siccome era donna, venivano rifiutate. Certo. Per me Emily è un personaggio che va oltre i tempi e rimane un personaggio eterno di una donna coraggiosissima, coraggiosissima. E qui ne abbiamo un'altra che è veramente un personaggione, perché qui si parla di una pioniera in un campo che è quello dell'aviazione, in cui anche l'uomo era pioniere. Si sta parlando dei primi anni 20, quando lei spicca i primi voli. Amelia Earhart è stata veramente, io la considero una leggenda per la storia del volo mondiale. Se consideriamo che poi donna in un mondo prettamente maschile, che poi ha degenerato nelle guerre, eccetera, l'aviazione ha avuto il suo sviluppo per le guerre, quello lo sappiamo tutti. Lei ovviamente era innamorata del volo, ma dà spinta e promuove il volo puro fine a se stesso, l'aviazione civile. Quindi lei è veramente un personaggio immenso. Nasce ad Hutchinson, Kansas, questa è la classica cittadina di provincia americana, quella è la casa dove poi vedremo c'è nato il piccolo museo, quindi la sua infanzia è lì, con la differenza che vive ad Hutchinson con i nonni materni e poi d'estate va dai genitori che vivono a Kansas City, dove il padre è un avvocato di prestigio, la madre comunque deriva da una famiglia abbastanza benestante, il padre era giudice statale, quindi e l'infanzia di Amelia è all'aria aperta nel Kansas con i nonni, e quindi già mostra il suo spirito ribelle, si arrampicava sugli alberi, andava a cavallo, insomma queste cose abbastanza avventurose già per una ragazzina dell'epoca, che si sta parlando appunto di inizio Novecento. Primi trasferimenti, perché la famiglia si sposta seguendo i lavori del padre, quindi Des Moines in Iowa c'è il trasferimento per via del lavoro del padre, lei comunque rimane con i nonni, sempre per la solita trafila della vita con i nonni materni. Ci si sposta anche in Minnesota, sempre seguendo il lavoro del padre. Qui iniziano un po' di primi problemi, perché il padre si ritrova nell'alcolismo, quindi non ne esce, sono problemi seri. La madre decide addirittura di trasferirsi, di lasciarlo, non divorziare, ma di lasciarlo e andare a Chicago con le due figlie, perché Amelia aveva una sorella. Vanno a Chicago, lei a Chicago completa il corso di studi, come vediamo Chicago è una città già in fermento con i primi movimenti femminili di emancipazione, donne della tessitura, quel corteo che vediamo, e quindi lei già comunque percepisce questo, ancora del volo non se ne parla minimamente. Il volo cosa succede? Succede che poi i genitori comunque hanno un ricongiungimento, sono in California, lei li raggiunge, il padre la porta a Long Beach ad una manifestazione aerea, va bene, in cui lei prova questa prima emozione del volo, 10 minuti, $2 di spesa per provare questa esperienza, e si rende conto che quella è la sua strada. Si rende conto in 10 minuti di volo. Lì rimane veramente folgorata da questa emozione, e quindi da lì in poi lei inizia a prendere lezioni di volo, lavora, fa vari lavori, poi comunque ribadisco, la famiglia della madre non era messa malissimo, fa varie lezioni di volo, mette da parte i soldi e si compra addirittura un aeromobile, un piccolo aereo, che col quale, quello che vediamo là in alto a sinistra, il Canary, perché era dipinto di giallo, compie addirittura un record d'altitudine il 22 ottobre del 1922. Poi il 16 maggio del 1923 acquisisce la licenza di pilota internazionale, sedicesima donna a fare questo al mondo, e poi nel 1925 si prende una sorta di pausa al volo, mantenendo sempre i contatti con l'aeronautica, si trasferisce con la famiglia a Boston, nel frattempo i genitori hanno definitivamente divorziato. Quindi la madre e le figlie vanno a Boston, dove, come tu ben sai Olga, c'è una casa a Medford dove lei ha vissuto quei 3 anni della sua vita, rimane in collegamento con il volo, si occupa della promozione delle donne aviatrici e della promozione della nascente aviazione civile, perché lei aveva avuto poi
esperienze anche non dirette con la guerra, perché lei comunque era stata volontaria a Toronto a lavorare negli ospedali in cui curava i reduci della prima guerra mondiale, insomma i soldati feriti della prima guerra mondiale. Fatto sta che rimanendo collegata al volo ed essendo a suo modo un personaggio, gli viene offerta la possibilità di fare il volo transatlantico, sarebbe stata la prima donna, non come pilota, come passeggero, e questo avviene, e quindi lei fa questa trasvolata tra il 17 e il 18 giugno, volando di notte, quindi cambiando il fuso orario, da Terranova al Galles, in 20 ore e 40 minuti, arriva dall'altra parte, viene acclamata come una specie di eroe, anche dal presidente dell'epoca, Coolidge. Lei ci scrive anche un libro, giusto appunto si chiama 20 ore e 40 minuti, ma non rimane soddisfatta di questa storia perché lei non aveva pilotato. Lei dice, io ho fatto il passeggero, ho fatto la valigia in quel caso lì, e quindi assolutamente non è contenta. Però il libro ha successo, viene comunque promosso da quello che sarà poi un pubblicitario, che sarà poi diventerà poi suo marito, questo George Palmer Punham, e lei diventa un personaggio famoso, diciamo, diventa un personaggio perché anche lui, essendo un pubblicitario, la spinge molto, quindi fa conferenze in giro. Nel 29 per esempio partecipa a fondare la prima organizzazione di donne aviatrici e ne è presidente per 2 anni, quindi insiste nel promuovere l'attività del volo, fa vari record, per esempio un record d'altitudine l'8 aprile 1931, quindi sono tutte cose, fa record di velocità, sempre con mezzi tutti suoi, perché comunque si manteneva anche con la fama del libro e con i lavori che aveva fatto, aveva una base. Poi ribadisco, la madre l'ha aiutata all'inizio abbastanza anche nel comprare il primo aereo, per cui insomma se lo poteva anche in un certo modo permettere, ma la fama aveva già raggiunto un certo livello, per cui comunque lei queste attività le fa senza dover elemosinare in giro nessuno sponsor. Fatto sta che il 20 maggio arriva la grandissima occasione, ci mette del tempo, ci mette mesi, ma finalmente realizza la traversata atlantica in solitario da Terranova all'Irlanda del Nord in 14 ore e 56 minuti a bordo di questo aereo, il Vega 5, che è esposto, poi lo vedremo dove, il Lockheed Vega 5, e diventa così la prima donna a trasvolare in solitaria l'Atlantico e assume definitivamente quel nomignolo che gli viene dato di Lady Lindy, cioè Lady Lindbergh, perché Lindbergh nel 1927 aveva fatto la traversata in solitario con lo Spirit of St. Louis. Tra l'altro lei ci assomigliava anche, se vediamo, mettiamo a confronto le foto di lei e Lindbergh, ha una somiglianza incredibile. Sembra una delle affinità, sì. Esatto, sembrano fratelli a vederli. L'aeroplano di cui vi dicevo è a Washington DC, al National Aerospace Museum, è esposto lì per chi se lo vuol vedere, fra l'altro un museo bellissimo e gratuito come la gran parte dei musei di Washington, per cui fra le tante cose che ci sono c'è anche l'aeromobile utilizzato da Amelia Earhart per fare questa traversata atlantica. Quindi uno dei motivi anche per visitare Washington DC sicuramente è anche questo spettacolare museo in cui, ricordiamo, c'è anche la capsula dell'Apollo 11, insomma ci sono un sacco di memorabilia legate proprio alla conquista del volo e dello spazio. Il 29 luglio 32 riceve la Distinguished Flying Cross dal Congresso, prima donna assolutamente a riceverla, riceve anche la Croce del Cavaliere della Legion d'Onore dal governo francese, la Medaglia d'Oro della National Geographic Society dal presidente Hoover, prima donna in assoluto a ricevere questo prestigioso riconoscimento, quindi è un personaggio ormai pubblico che domina la scena americana, non solo per il discorso del volo, perché lei è molto impegnata anche in altre attività di emancipazione delle donne. 24-25 agosto è la prima donna a volare attraverso il continente americano, lo ripete nel 1933, battendo addirittura il suo record precedente. Nel 1935 è la prima donna a volare dalle Hawaii alla California, poi vola da Los Angeles a Città del Messico. Sono tutti record uno dietro all'altro. Chiaramente in alcuni casi batte dei record al femminile, ma in altri batte dei record assoluti, cioè non c'è distinzione in questo caso fra donna e uomo. Fatto sta che inizia a pensare al giro del mondo e nel 37 avviene questa grossa impresa. Un primo tentativo viene fatto a giugno verso le Hawaii e poi viene interrotto perché hanno un problema tecnico, lei e il suo copilota a Honolulu, ok? E quindi poi questa cosa viene interrotta. Ripropone il volo, riparte a giugno in direzione opposta, verso Oriente, quindi fanno le prime tratte arrivando fino a Papua Nuova Guinea, ok? E da lì il 2 luglio parte il volo che doveva arrivare
a un'isola sperduta nell'arcipelago delle Kiribati, mi pare che si chiami, me l'ero anche segnato, ma non me lo ritrovo, vabbè, non importa. Fatto sta che in quest'isola loro non ci arriveranno mai, perché il 2 luglio decollano dal Papua Nuova Guinea e nell'arcipelago di Kiribati non le vedranno mai arrivare, perché lei, dopo le ultime comunicazioni radio, viene data per dispersa, e quindi fanno le ricerche, il marito fa delle ricerche per settimane dopo, ma lei sparisce. Sparisce e rimane anche un alone di mistero, Olga, perché c'è tutta una dietrologia dietro la e stanno facendo ancora ricerche, ci sono gli appassionati che sono ancora alla ricerca di Amelia Earhart. Assolutamente, perché il discorso è questo: lei l'hanno spacciata come una spia americana contro i giapponesi, per esempio, questa è una teoria, c'è chi dice di averla vista successivamente in vita prigioniera dei giapponesi, poi liberata, poi ci sono 2000 cose, si intrecciano. Secondo me è morta. Nonate miliardi di leggende su sì, esatto. Secondo me è morta e basta, e comunque entrando nella leggenda, perché ha fatto un'impresa, in ogni caso, anche se in quel caso l'impresa del giro del mondo non l'ha compiuta precedentemente, ha fatto delle imprese memorabili. Qui vediamo la sua casa natale, avevamo visto prima, che è un piccolo museo a Hutchinson nel Kansas. Sempre ad Hutchinson nel Kansas c'è in costruzione, cioè lo stanno facendo, un nuovo museo che ha già raccolto parecchi milioni di dollari di fondi ed è in fase di realizzazione. Quando sarà finito darà veramente lustro alla figura di Amelia Earhart. E qui vediamo due film, soprattutto quello con Richard Gere e la Hilary Swank del 2009, che commemorano la sua figura. Fra l'altro Hilary Swank ci assomiglia anche, è pazzesco. sembra lei in certe foto, non hanno nemmeno dovuto truccare più di tanto. Comunque quello è molto molto bello come film. Era interessante anche quello con la Diane Keaton e Rutger Howard, che era diversi anni prima, ma era più concentrato sul volo finale suo, mentre invece questo qui che si intitola Amelia ripercorre tutta la storia di questa donna eccezionale, che ripeto, io sono assolutamente affascinato da questa figura, assolutamente. Sì. E qui cambiamo completamente genere. Io ho letto, ho scelto quest'altra, la Coretta King, la moglie del ben famoso Martin Luther King Jr. Yeah. Perché ho scelto lei? Perché si parla sempre di Martin Luther King Jr., premio Nobel per la pace, sappiamo che ha lottato tutta la vita per i diritti civili. Sappiamo che è stato assassinato a Memphis, però poi questa donna non è stata mai praticamente valutata per quello che realmente è stato il suo ruolo durante la vita di Martin Luther King. Lei nasce poverissima in una famiglia in Alabama nel 27, addirittura da bambina raccoglieva il cotone nei campi di cotone. Però poi si affranca, studia, addirittura va a studiare dopo le scuole, il college in Ohio, anche al Conservatorio di Musica Boston, perché lei è comunque di professione cantante. Comunque lei ha da dire che lei non si è mai sentita solamente una moglie e né tantomeno poi una vedova. Lei si è sentita di fatto una donna che aveva un ben preciso ruolo nella sua vita. Quindi era una donna istruita, quindi non ha mai fatto un matrimonio della poverina derelitta nera che viene sposata a un uomo predicatore battista di una famiglia borghese di Atlanta. No, lei non è questo tipo di donna. È una donna che poi negli anni 50 evidentemente comincia, diciamo, a seguire tutte quelle attività di impegno civile del marito, ma è tutto un passaggio molto importante, perché quando nei primi anni dell'impegno di Martin Luther King, che poi coincidono con gli anni delle prime rivolte con Rosa Parks famosa, che si rifiuta di dare il posto in autobus, e quindi partono le prime manifestazioni, Martin Luther King diventa evidentemente pastore battista in una chiesa di Montgomery
in Alabama, e qui cominciarono gli attentati. Il primo grande attentato fu proprio una bomba davanti alla casa della famiglia King, dove lei era in casa con i bambini piccoli. E in quella notte, peraltro abbastanza drammatica, Martin Luther King ebbe da riflettere da solo su quello che sarebbe stato il suo percorso, il suo cammino, il suo impegno. Insistette molto con la moglie perché andasse via da quella casa, perché la sua vita è in pericolo. Lei non ha mai abbandonato, lei si oppose al marito e stabilì che praticamente il suo posto era assolutamente a fianco del marito per sostenerlo. Quindi lei è stata né più né meno la vocazione della lotta del marito. È lei che ha sempre modulato, diciamo, i momenti di vita del marito, gli impegni, i momenti anche di crisi, i momenti di frustrazione e tutti i passaggi nella lotta. È stata lei che molte volte ha scritto i discorsi che fece Martin Luther King. È una donna che comunque ha tirato su 4 figli, 2 bambini e 2 bambine, e una volta che il marito è stato evidentemente assassinato, si è trovata comunque a svolgere anche il ruolo di vedova. È stata molto spesso anche accomunata la figura della bellissima moglie di JFK, quindi questo velo nero durante il funerale che ricordava lo stesso dramma che aveva vissuto Jacqueline Kennedy. Ma lei non si è mai fatta sigillare in questa icona della vedova nera, della Madonna nera, no? Lei ha sempre seguito istintivamente e coscientemente questo impegno sociale, tant'è che lei ha ampliato la visione, non ha solo lottato contro ovviamente il razzismo, quindi l'impegno antirazzista in America, lei è riuscita a diffondere un messaggio molto importante nel 68 a tutte le donne americane, quindi ha travalicato il colore della pelle, proprio perché si sensibilizzassero maggiormente a unirsi per un potere femminile contro la guerra, perché ricordiamoci c'era anche la guerra del Vietnam, molto importante, per la pace, contro il razzismo, altrettanto importante, contro il maschilismo. Quindi lei è andata addirittura oltre. La sua vita è stata contrassegnata ovviamente da un impegno dietro l'altro. Jesse Jackson, famosissimo, ebbe a dire di lei che lei era molto più forte di Martin Luther King, molto più forte, e che quindi è stata lei a portare avanti tutto il discorso. A 3 mesi dalla morte del marito, dall'assassinio del marito, lei portò avanti tutte le manifestazioni che erano già state pianificate, che erano manifestazioni ovviamente, per esempio quella degli spazzini di Memphis, famosissima, che sarebbe dovuta essere la manifestazione condotta dal marito, la portò avanti lei, portò avanti tutte le lotte e riuscì praticamente a catalizzare l'attenzione di nuovo per queste battaglie nel momento in cui creò, sempre nel 68, quello che è il centro per la non violenza e il cambio sociale ad Atlanta. È stato sì un mausoleo anche dedicato al marito, però chi dovesse andare al King Center di Atlanta capirebbe che c'è qualcosa di molto più grosso alle spalle. Quindi è un principio, è anche di educazione, educare le nuove generazioni, perché lei era fermamente convinta che la battaglia non si sarebbe arrestata a quell'epoca, che in qualsiasi altra generazione si sarebbe dovuto continuare a lottare per affrancarsi, evidentemente, per la libertà e per i diritti civili. Le sue parole sono la verità. Guardiamo a quello che è successo l'anno scorso negli Stati Uniti. Quindi, giustamente, lei aveva capito completamente come erano le dinamiche. Riuscì addirittura a convincere, forse stremandolo, il presidente Reagan a firmare affinché a gennaio fosse dichiarato il Martin Luther King Day quale festività nazionale negli Stati Uniti. Forse Reagan non era molto convinto di questa cosa, però l'impegno di Coretta fu veramente potente. Fatto sta che c'è il Martin Luther King Day, quindi vuol dire... Assolutamente, ma è Coretta, Coretta poi, poverina, è morta perché il suo cuore ha ceduto, è morta di un ictus, ma il suo impegno anche da ultra settantenne è stato importantissimo.
Non dimentichiamoci che lei ha anche iniziato tutta una serie di impegni basati sulla liberazione di Nelson Mandela e sulla questione sudafricana. Quindi lei ha valicato i confini americani. La sua voce è rimbombata in tutto il mondo. Quindi direi che è una figura che probabilmente dovrebbe essere messa un attimino in primo piano. Non è solo Martin Luther King, è anche Coretta King. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro assomiglia, anche lei ora dice tutto il gioco delle somiglianze, assomiglia a Whitney Houston in certe foto. Assolutamente. Una... Ma lei era una donna bellissima. Sì, no, ma si vede. Luther King, quando la conosce, lui studiava evidentemente alla facoltà di Harvard religione, lui si è laureato ad Harvard. E quindi lei, essendo al New England Conservatory of Music a Boston, si conobbero. Lui si innamorò perdutamente di Coretta King perché la giudicò una donna estremamente affascinante, una donna di testa, una donna di cultura e estremamente bella. E quindi lui le fece un filo spietato. Lei ci mise un po' prima di prendere la decisione, ma la cosa curiosa è che quando si sposarono e il matrimonio fu praticamente svolto dal padre di Martin Luther King, perché anche lui era pastore, lei obbligò il padre a togliere dal rito del matrimonio la frase che altrimenti avrebbero letto, che lei si doveva impegnare a sottostare alla volontà del marito. Lei disse: no, io non mi sposo se questa frase non viene tolta. E anche il vecchio, il King Senior, dovette accettare il pensiero di questa donna. Quindi lei era molto chiara nelle sue idee, molto molto chiara. E qui c'è questa domanda. Io, guarda, quando te sicuramente la conoscevi, io la conoscevo ma non sapevo chi era lei, cioè nel senso, chi è Ruby Bridges? Io quando ho letto la storia di questa donna ormai, ma ai tempi bambina, veramente sono rimasto flashato, perché questa è stata, a mio avviso, una delle persone più coraggiose che io abbia mai avuto modo di leggere, di averne notizia, perché il coraggio che ha dimostrato, ora lo vediamo, è qualcosa di assolutamente inarrivabile, secondo me. Sì. Eccola qui, Ruby Bridges è questa bambina che il 14 novembre 1960 a New Orleans fa l'ingresso nella scuola elementare per soli bianchi, William Friends Elementary School, che era stata, diciamo, per via delle leggi antirazziali, era stata dichiarata una scuola aperta a chiunque volesse entrare, anche di colore, anche se poi Olga doveva superare degli esami, non è che era proprio aperta a tutta, doveva superare degli esami per essere ammessi alle scuole per bianchi, ma chiudiamo questa parentesi. Queste leggi erano state già deliberate nel 1954, ma pensiamo all'ostruzionismo che fecero gli stati del sud, che fino al 1960, quando un giudice della corte di New Orleans dichiara che è il momento di agire e proclama la possibilità per la gente di colore di mandare bambini a scuola. Questa è la bambina che poi, vedremo anche dove è stata ritratta, un dipinto famosissimo, fa questo ingresso e va da sola, in una scuola per soli bianchi. Accompagnata però. Accompagnata, andata e ritorno da sceriffi federali. E questa trafila dura un anno. E poi, non bastasse, i genitori dei figli bianchi, quasi tutti, fecero ritirare i figli da scuola, di tutte le classi, non solo della sua. Lei fu l'unica della sua classe, perché in classe sua non andò nessun bambino per tutto l'anno. Ora esatto. Poi lo vediamo. Ma anche di altre classi, non della sua classe, ma di altre classi della scuola, i bambini bianchi furono ritirati dai genitori. Quindi la cosa impressionante è stato il coraggio di questa bambina, il coraggio della mamma, e poi vedremo di fare questo gesto enorme, esagerato. È questa bambina qui che poi Norman Rockwell, nel quadro intitolato giustamente The Problem We'll All Live With, cioè i problemi con cui noi viviamo, in cui tutti viviamo,
è stato pubblicato nella rivista Look il 14 gennaio 1964, quindi Rockwell ci ha pensato un pochino prima di denunciare questa cosa, ed è esposto al museo di Norman Rockwell a Stockbridge in Massachusetts. È uno dei quadri di Rockwell forse più famoso in assoluto. È un quadro denuncia importantissimo. Rockwell peraltro fece questo ritratto ben conscio di quello che lui andava a, andava a puntare il dito. Certo. Perché quella era ancora una ferita aperta, cioè non era certo una ferita ancora chiusa né tantomeno risolta. Assolutamente. Ecco. Questa è la signora Bridges oggi, ed è sempre attiva assolutamente nel, diciamo, nel portare avanti la lotta per i diritti civili. Ho scoperto che lei è stata 15 anni agente di viaggi. Ti rendi conto? 15 anni agente di viaggi, poi si è dedicata a fare la mamma a tempo pieno e nulla, ed è attivissima con la sua fondazione che è aperta dal 1999 per portare avanti il suo impegno per l'integrazione. Cosa molto importante, dettagli per farci capire quanto la nostra amata America qualche problemino l'ha avuto e ce l'ha ancora. I genitori di Ruby, il padre soprattutto, mandando la figlia a scuola, lui perse il lavoro. La bottega di alimentari dove faceva la spesa non gli faceva fare più la spesa alla famiglia, eccetera, eccetera, altre cose di studiare. Poi per fortuna nella comunità in cui vivevano a New Orleans ci furono persone che l'hanno aiutata, per esempio i vestiti immacolati che c'ha lei nel quadro, che c'aveva lei per andare a scuola, gli furono donati da una famiglia, le scarpe lo stesso, cioè ci fu solidarietà anche, non ci fu solamente... Però insomma è incredibile pensare che lei per un anno era l'unica a scuola nella sua classe e c'era un insegnante di Boston che era l'unica che accettò di fare scuola a questa ragazzina. Veramente psicologi dietro e quant'altro, perché ovviamente una bambina così piccola, però il racconto che mi ha stupito è stato anche quello degli sceriffi federali che hanno detto che lei non piangeva mai, non ha mai pianto, non si è mai lamentata, certo. E lei pensava che, essendo a New Orleans, siccome quando andava a scuola c'aveva sto corteo di gente che urlava e gli tiravano le cose, ok? Sì. Lei pensava fosse il Mardi Gras. Siccome era usanza, no? L'innocenza della bambina, della bambina. Ed è quello che Norman Rockwell ha saputo ritrarre magnificamente in quella vestina candida, con le scarpine candide che sono anche il simbolo dell'innocenza. Certo. Il dipinto è stato esposto durante la presidenza Obama per 3 mesi nell'estate 2011, l'avrei fatta anch'io, mi sarei messa anche altre cose alla Casa Bianca, e la Ruby Bridges andò in visita, chiaramente Obama non vedeva l'ora di questa visita, e andò lì e onorò, diciamo, questo dipinto con la sua memoria, e chiaramente Obama gli dice che se non fosse stato per... Lui dice loro, dice ragazzi in generale, perché si riferiva a tutto il movimento dei diritti civili, e lui dice se non fosse stato per voi io non sarei qua, è giusto, certo, fuori discussione. Certo. Tra l'altro questa foto è splendida perché ritrae un momento importantissimo. Oltre alla Ruby a baracca c'è la direttrice del Norman Rockwell Museum. Ah sì, la signora lì che si vedeva. Esatto. È una donna impegnatissima. Assolutamente. Direttrice, assolutamente. E quindi era molto emozionata del fatto che Barack Obama avesse scelto questo dipinto per esporre avesse chiesto l'autorizzazione, no? Certo. Lei ha concesso, evidentemente. Certo. E questa è l'altra eroina assoluta, perché questa è la mamma, Lucille Bridges, perché ovviamente la bambina da sola non avrebbe mai deciso di fare una roba del genere. Lei fu quella che disse: io voglio dare un'occasione a mia figlia di un'istruzione migliore, ma voglio anche che sia un segnale per tutti gli afroamericani, per il futuro. E questa donna, anche lei è stata impegnatissima nei movimenti dei diritti civili, è stata, ecco, è lei il vero fulcro, perché il padre non voleva, fu convinto poi, perché sapeva cosa andava incontro, infatti poi perse il lavoro, infatti aveva a suo modo ragione, però è lei che insistette per avere la figlia mandata a scuola. E te pensa, Olga, cosa deve essere stato che sta bambina scortata per un anno dalle polizie, dai sceriffi federali, e in classe da sola ad avere, cioè non c'aveva nessun compagno di classe. Poi gli anni dopo, piano piano, la situazione andò piano piano a normalizzarsi, ma normalizzare è una parola grossa. Esatto. Lei ha avuto il primo anno, ha fatto scuola da sola. Abbiamo messo questa foto perché ci stava bene. Cioè, finalmente si è ripetuto,
si è ripetuto il miracolo, nel senso, un miracolo, un vero miracolo. Eletta una signora che non è ovviamente americana white o WASP, come si dice, è una signora che ha origini mezze indiane, quindi è stata eletta la Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, e chiaramente subito sono andate a nozze i media per fare il parallelo, soprattutto per il discorso che fece lei sulle bambine, esatto, che devono avere la fiducia di arrivare alle posizioni che ambiscono e di non sentirsi, questo era un discorso fatto alle donne in generale, ma in particolar modo alle differenze, diciamo, di il sogno di una bambina che si realizza, esatto. Il sogno di una bambina, esatto, che si realizza dopo varie generazioni, perché di anni ne sono passati, si realizza nel 2020-2021 con Kamala Harris, esatto. E questo è un grande, grande sogno. E quindi giustamente i media hanno subito preso il dipinto di Norman Rockwell con quella silhouette che è diventata iconica e che rappresenta la bambina cresciuta che è riuscita, esatto, ad arrivare dove è arrivata. Esatto, è bellissima questa foto, infatti, con l'ombra della bambina e il primo piano di Kamala Harris. Che è appunto, ha fatto la storia, perché comunque anche lei è arrivata a coprire una carica che mai era stata ricoperta da una donna. Quindi si sperava già nella presidenza forse di una donna, con la Clinton fu troppo presto, e intanto è già stato un altro passo. Il film su Ruby Bridges è molto carino, è un film per la TV, non è un film per il cinema, però io più che il titolo Ruby Bridges do rilevanza al sottotitolo e Real American Hero, è vero, è quello. E qui vediamo l'insegnante che gli fa lezione privatamente, in pratica, che è l'altra protagonista, che coraggiosamente decide di non mollare e di essere al fianco di questa bambina, e giustamente ha avuto un coraggio e una determinazione io non riesco neanche a immaginarmelo, guarda. E non si è lasciata intimidire, non si è lasciata assolutamente annichilire, assolutamente. Questa signora, la Ruby, è sempre molto attiva, perché per esempio fa delle letture ripetute nei mesi, sono state fatte al museo, al National Civic Rights Museum di Memphis, che è fantastico, un museo bellissimo, che poi è dove fu ucciso Martin Luther King, Lorraine Motel, esatto, è quello dove fu ucciso, fu sparato dall'edificio di fronte, che ora è parte del museo, ed è probabilmente per quello, io ne ho visti tanti, anche te Olga, ma come museo dei diritti civili questo fa venire seriamente i brividi, questo dopo che l'hai visto, l'hai visitato, ci è passato almeno un paio d'ore se non di più, perché ne merita, hai bisogno di berti un bel drink forte. Sì, perché ne vedi troppe, e purtroppo guarda, io ora ripeto, non voglio nemmeno ora, non siamo qua a fare questo ragionamento, però nel film, se tu l'hai visto, The Butler, sì, bellissimo, anche quello, quando lui va a visitare dove era cresciuto l'infanzia, che sono delle baracche, con la moglie, gli viene la riflessione da dire: noi si è lottato nella Seconda Guerra Mondiale contro i campi di concentramento, abbiamo liberato l'Europa, eccetera, ma noi campi di concentramento li avevamo a casa. Sì. Quella è la riflessione che fa, ed è vero, se pensate alla storia della schiavitù che c'è stata in America. Andando avanti, abbiamo voluto selezionare un'altra donna. Assolutamente, parlando di America, non potevamo assolutamente dimenticare le donne native indiane. È importantissimo, perché anche questa donna ha fatto un percorso che finalmente si è realizzato. Forza, perché lei è di origine Laguna Pueblo, anche se il padre era di origine norvegese, si vede dal cognome, no? Un pochino nordico. Sì. È stata la prima Native American della storia degli Stati Uniti a guidare il Dipartimento degli Interni, l'hanno eletta proprio Biden. È stata la prima Native American della storia degli Stati Uniti a essere nominata segretaria del gabinetto, cioè il principale organo consultivo del Presidente degli Stati Uniti. Quindi sono due cariche in una, che è un qualcosa di, di,
fragoroso e di storico. Assolutamente. Lei ha una famiglia di origini militari, il padre era un militare decorato in Vietnam, la madre lo stesso, era una militare, insomma ha questa tradizione anche molto radicata nel dovere, nello Stato, nella nazione, no? Però non si è mai dimenticata le sue origini Laguna Pueblo e tutto ciò che il suo popolo ha subito in centinaia e centinaia di anni di storia. Lei nasce a Winslow, Arizona, ma si sposta con la famiglia quasi subito a Albuquerque, New Mexico. Vedete sotto una foto del Pueblo di Laguna. I Pueblo, la nazione Pueblo, aveva varie location in tutto il New Mexico, ricordiamo c'era Acoma, sì, c'era Taos, c'erano diverse, quindi Laguna è una di queste location e fra l'altro aveva anche un'altra radice di un'altra etnia minore insieme a quella dei Laguna Pueblo. Però lei è parte al 100% del popolo dei Laguna Pueblo. Qui la vediamo in una reunion familiare, la foto di sinistra dopo la sua elezione, bellissima questa foto secondo me, con tutta la famiglia. La vediamo a fare da ritratto per un artista del New Mexico che poi ha tirato fuori questa foto bellissima. Questa sembra una foto, Olga, presa da quelle storiche di Curtis, poteva essere. Esatto, sembra una di quelle. E lì vediamo lei mentre sta facendo il provino per questa fotografia. Ed è proprio, si sente, cioè le sue radici native assolutamente, anche se ha, diciamo così, sangue misto, perché il padre, ripeto, era di origini norvegesi, però lei assolutamente si sente parte della nazione, certo, nativa americana, in particolare Laguna Pueblo, in particolare Isleta Pueblo, che è un pueblo a sud di Albuquerque, accanto a quello di Laguna, che fa parte sempre di Laguna Pueblo, dove vive la sua famiglia. Lei vive proprio qui a Isleta Pueblo, che è a un'oretta sotto Albuquerque. Ed è un posto anche, fra l'altro, da visitare, perché questi pueblo del New Mexico sarebbero da vedere tutti a tappeto. Uno più posto, bello dell'altro. Sì. Tutti. Ma ne parleremo, no? Ne parleremo più avanti, perché i pueblo del New Mexico sono una destinazione assoluta. Vale molto la pena. Sì. Assolutamente, perché non ti sembra nemmeno di essere assolutamente in America, perché qui sei in un mondo di confine, che non si sa nemmeno dove sei esattamente. Comunque, applauso a questa donna straordinaria, secondo me, perché ha fatto una carriera dal nulla, perché lei poi era una madre single, cioè lei era una madre single che si è ritrovata a gestire anche situazioni difficili, no? Non è che ora sembra sia arrivata al ruolo in cui è arrivata facilmente, ma ha dovuto lottare. Ma io direi che comunque la scelta, penso Stefano, io lo dico con sincerità, noi abbiamo fatto una scelta di cuore, abbiamo scelto una donna dell'Ottocento in un'epoca vettoriana, una donna bianca, ma che è la più grande poetessa americana di tutti i tempi, ok? Sì. Abbiamo scelto una bianca americana che è la più grande donna dell'aviazione nel mondo, in assoluto. Abbiamo scelto una donna di colore che è riuscita praticamente ad accompagnare un marito, addirittura a fargli conquistare anche un Nobel per la pace, e che è stata impegnata tutta la sua vita. Abbiamo scelto un'altra donna di colore che a sua insaputa da bambina ha dovuto portare sulle spalle una grande responsabilità, una grande anche emozione da un lato, no? E con la sua famiglia per andare a scuola, il diritto di una bambina nera, e poi ovviamente abbiamo scelto una donna indiana nativa. Ecco, noi abbiamo scelto delle donne che comunque riflettono questa palette di culture, di razze, di religioni, di pelli, e di origini diverse, che poi compongono gli Stati Uniti d'America, no? Perché l'America è così, è una composizione di culture. E quindi così noi festeggiamo l'8 di marzo, e questo è il nostro maggio. Che poi, Olga, sarà anche il nostro destino, per quanto ci si possa ostinare a non accettarlo. Io non lo faccio, per carità, però c'è chi si ostina a non accettarlo. La multiculturalità è il nostro destino. Cioè, assolutamente. Non c'è assolutamente. Una cosa che è così, capiterà,
Quindi se ne facciamo parte in maniera positiva, sarà una cosa straordinaria. Se ci proviamo a mettere barriere, come è successo alla bambina Ruby Bridges, è la fine assoluta. Allora, noi forse lunedì prossimo non ci saremo, ci prendiamo un break. Prendiamo una pausa. Un break di riflessione, ma ritorniamo. State collegati perché torneremo presto con una bella sorpresina. Vi portiamo in un posto molto bello, un po'. Se avete seguito questa puntata dovreste indovinare dove vi portiamo. Certo. Sarà una bella storia, un bel viaggio. E non sarà solo un viaggio, sarà un'immersione in una cultura pazzesca di grandissimo fascino. Assolutamente. Quindi, buona serata a tutti e a presto, ci risentiamo. Mi raccomando, non bevete troppo mimosa. O se bevete tanta mimosa, attenzione. Fatelo sempre celebrando le donne. È vero. Ciao, buona festa delle donne. Ciao. Ciao.